No profit che utilizzavano forme giuridiche associative per mascherare attività che invece sono risultate vere e proprie attività commerciali, abilmente dissimulate al fine di beneficiare in maniera indebita di un regime tributario di favore. Vasta operazione delle fiamme gialle nocerine stamattina ad Angri, che hanno scoperto un vero e proprio raggiro alle casse erariali. Nel corso della verifica a tre circoli, due svolgevano l'attività di ristorazione, mentre l'altro era un salone di acconciatura per il pubblico maschile. Nei loro confronti sono in corso attività mirate ad accertare il possesso delle previste autorizzazioni, tra le quali non ultime quelle sanitarie per l'attività di ristorazione. Nel blitz le fiamme gialle all'interno dei due ristoranti hanno accertato anche la presenza di 7 lavoratori completamente neri. Per tutti i falsi enti non profit sono scattati anche i controlli fiscali per sottoporre alla prevista tassazione i redditi e i volumi di affari. Ristabilite dunque le corrette regole di competitività commerciali con gli esercizi della zona, finora penalizzati dalla concorrenza sleale posta in essere dai falsi circoli che avrebbero dovuto operare a numero chiuso. L'operazione è ancora in corso sul territorio allo scopo di smascherare altri furbetti e sanzionarne la condotta illecita.